Come era lecito attendersi, le forze dell'ordine hanno estratto dal cilindro delle indagini congiunte tra carabinieri di Thiene e Piovene e polizia locale nord-est vicentino il nome del secondo complice, un giovane di nazionalità straniera cresciuto in Veneto, coautore della raid in motocicletta con targa contraffatta, che lo scorso martedì 12 gennaio videro due adolescenti seminare una scia di reati tra Piovene Rocchette e Carrè. Rapine e furti dei quali dovranno rispondere in tribunale, che si inseriscono nel tema della delinquenza giovanile. Si tratta di un 18enne nato nel 2002, residente a Thiene, ragazzo incensurato che si è infilato in guai seri con la giustizia. Viene descritto come amico fraterno dell'ultimo già arrestato una decina di giorni fa, suo coetaneo ritenuto complice delle scorribande. A risalire all'identità di colui che si trovava alla guida della moto KTM 250, risultata rubata un mese prima a Thiene, sono state le forze dell'ordine. Impegnate nelle indagini, in particolare la polizia locale Nevi di Thiene, che una decina di giorni fa aveva stretto il cerchio attorno al primo dei due accusati, tra l'altro trovato in possesso di una modesta quantità di droga, segnalato in prefettura come assuntore. Mentre i carabinieri della stazione di Piovene Rocchette è toccato l'onere di trarre in arresto e a supporto degli agenti del consorzio l'altro ragazzo, avvenuto ieri sera a Thiene, dopo l'ordine di cattura esecutivo giunto dalla Procura della Repubblica di Vicenza. I ragazzi sono i domiciliari.